epocale per il Milan, inizia l'epoca Rizzoli. Presidente Andrea, figlio dell'editore Angelo. Il primo colpo è l'acquisto del fuoriclasse Juan Alberto Schiaffino, campione del mondo con l'Uruguay nel 1950. A seguire vestono in rosso nero il difensore Cesare Maldini e l'oriundo argentino Ricagni. Bela Gutman è confermato alla guida tecnica di un Milan che vede Nils Lidl retrocesso sulla linea dei mediani. La stagione parte alla grande, la formazione rossonera conquista ben presto la vetta. Poi una duplice sconfitta a metà campionato costa alla panchina Gutman, che viene sostituito con Ettore Puricelli. Nonostante la rimonta dell'Udinese, i rossoneri conquistano lo scudetto. L'attacco è atomico, con 81 reti complessive. Nordahl ne mette dentro 27 e si laurea re dei bomber per la quinta volta. Un record assoluto.